Buongiorno a tutti e benvenuti alla consueta rubrica Caffè Mercati. Io sono Riccardo Zago, vi parlo come sempre dalla sede maltese di investire.biz. Oggi 30 agosto 2017, giornata molto interessante, scorriamo il calendario economico di eventi macro. Ce ne sono parecchi, ma io mi concentrerò per quanto riguarda il pomeriggio a partire dalle ore 14:15 sul fronte americano. Variazione dell'occupazione non agricola, il dato sull'ADP estremamente importante, successivamente il dato sul PIL e nel pomeriggio dato altrettanto importante, scorte di petrolio greggio che analizzeremo in diretta come sempre insieme al trading live delle ore 16. Molto bene, ora andiamo a vedere un po' quel che sta accadendo, andiamo a parlare di Bitcoin. Attenzione, nuovi massimi per Bitcoin, siamo arrivati in area 3878 euro, veramente una scalata incredibile, veramente molto interessante. Pensate che solo nel mese di agosto c'è stata una performance di oltre il 73,95%, veramente incredibile. Quindi continua la salita del Bitcoin, noi di investire.biz lo stiamo sfruttando ormai da zona 900/1000 e terremo sicuramente le posizioni in essere. Molto bene, passiamo ad altri strumenti. Andiamo a vedere il DAX, molto interessante, avevo iniziato ad accumulare delle posizioni come scritto in un articolo sul sito, in primis a 12.100, successivamente in area 12.060. E infine in area 11.916. Bene, ieri abbiamo fatto un nuovo minimo molto importante in area 11.866. Da qui poi siamo ripartiti nella giornata di oggi, non abbiamo aperto benissimo, adesso vedremo come proseguiranno i prezzi, ci possono stare ulteriori ribassi, ecco perché ho un ordine un po' più grande in area 11.800. Detto questo, comunque continuo a sfruttare questo trend ribassista, ho portato il mio stop in profitto a 12.104 e insomma cercherò di tenerlo lì. Quando arriverò, se il prezzo arriverà in area 11.800, chiuderò interamente la posizione short e ne aprirò una nuova posizionandomi al rialzo. Come possiamo vedere, quindi il forecaster sta facendo veramente un ottimo lavoro. Spostiamoci in America, S&P 500, qui l'ordine non è stato preso veramente per pochissimo, per un pip e mezzo, veramente un peccato. Su un altro conto sono entrato a 2.425, ma su questa piattaforma purtroppo non sono riuscito a sfruttare punti di 2.425, sicuramente molto importante. Con questo non è detto che i ribassi siano finiti, quindi attendiamo ulteriori ritracciamenti per posizionarci al rialzo. Zone tecniche interessanti sono proprio quelle di 2.468 e 2.480 come possibili primi target e anche per possibili nuovi ribassi. Bene, chiudiamo la rubrica con che cosa? Con euro-dollaro. Ieri ha sforato l'area di 1 e 2, lo possiamo vedere, siamo arrivati fino in area 1,2 e 0,76, poi ritracciato, breve ritracciamento, vediamo nella giornata di oggi come si comporterà. Mi attendo un apprezzamento del dollaro, direi molto bene se dovesse arrivare in area 1,17, perché andrei ad acquistare euro e di conseguenza a sfruttare il trend rialzista come abbiamo detto ieri. Bene, abbiamo concluso la rubrica. Vi invito a venire sul sito investire.biz, ognuno di voi può scrivere i propri articoli e commentare quelli degli altri. Oggi pomeriggio alle ore 16 trading live con me, quindi dalle 16 alle 17, come detto prima, scorte di petrolio greggio in diretta e soprattutto strategia molto interessante. Ieri ho fatto un articolo Amazon vs Google, come trarre profitto dalle mosse di Amazon e Google, e di conseguenza oggi pomeriggio vedremo quali sono le mie idee. Molto bene, con questo io vi auguro una buona giornata, vi invito a seguire le fonti di TV alle ore 11, sarò lì in diretta per 20 minuti, parleremo di un po' di indici e azioni. Con questo io auguro una buona giornata e un buon trading a tutti, ci vediamo domani con la consueta rubrica Caffè Mercati.